Collego sempre a quello che lei diceva rispetto soprattutto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Onorevole Bagnai, un utilizzo virtuoso dei fondi, insieme ad altri fattori, questo possiamo dire che ha determinato un andamento di crescita superiore anche rispetto ad altri paesi europei, grandi paesi europei. Buongiorno, grazie per l'invito e per aver organizzato questo momento molto importante e direi anche molto riconfortante. Aggiungerei un tassello all'orgoglio abruzzese giustamente espresso dall'amico Marco Marsilio dicendo che in questa legislatura l'Abruzzo ha anche portato a casa la presidenza della più antica commissione bicamerale, quella che nacque nel 1913 per controllare il risparmio postale e le pensioni, e che poi si divise in due, come commissione di vigilanza CDP e commissione di controllo enti gestori. La commissione di controllo enti gestori non è solo un fatto biografico o di regolamento parlamentare, controlla i bilanci di enti che investono, gestiscono, intermediano oltre 300 miliardi di risparmi degli italiani attraverso le casse previdenziali, che sono un organismo di primo pilastro, le pensioni dei professionisti, e attraverso i fondi pensione, che sono il terzo pilastro del sistema pensionistico. E questo si lega, anche se non sembra, ma non è un volo pindarico, a quanto diceva fino adesso la sottosegretaria Bergamotto, che ringrazio, che saluto, e sono molto lieto di essere in questo panel con lei e con gli altri relatori, perché in questa commissione stiamo facendo un lavoro importante, sostenuto anche dal governo, in particolare dal sottosegretario Freni, per affrontare un tema che è l'altro braccio, diciamo così, del supporto che questo governo vuole dare e sta dando alle piccole e medie imprese, perché c'è l'aspetto del sussidio, ma c'è anche e dell'incentivo, e quindi la leva fiscale di cui ci occupiamo in commissione, per esempio, finanze col collega Testa, tanto per dire, ma c'è anche l'aspetto dell'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali, e c'è anche la come dire, necessità di invogliare, indurre, favorire gli investitori istituzionali, perché grazie all'intervento di questo governo casse e fondi sono diventati investitori istituzionali nell'economia reale, cioè con accesso al capitale di rischio delle imprese per il finanziamento delle piccole e medie imprese italiane. Naturalmente, rispetto a un titolo di Stato che è un investimento per qualche verso più sicuro, seppure meno forse remunerativo, l'investimento diretto nell'economia reale pone dei temi di rischiosità, e a questi temi il governo sta provvedendo con il disegno di un fondo di fondi gestito da CDP, che faccia in qualche modo da raccordo fra queste grandi masse di risparmio e il mondo delle piccole e medie imprese, che riscontrano nell'accesso al settore bancario grosse difficoltà, specialmente in questa regione che è stata sostanzialmente debancarizzata dal combinato disposto della, come dire, dell'amore del Partito Democratico per l'Europa e dell'odio dell'Europa per l'Italia, perché questo è poi quello che attraverso i vari interventi, a partire dall'intervento a gamba tesa su Tercas, passando per Carichieti eccetera eccetera, ha sostanzialmente, passando per la riforma del credito cooperativo alla quale ho cercato di oppormi nella legislatura precedente, ha sostanzialmente debancarizzato la nostra regione. Allora dobbiamo lottare per ridare un senso all'intermediazione bancaria, ma dobbiamo anche lavorare perché le imprese possano finanziarsi sul mercato dei capitali. I capitali ci sono, vanno avvicinati alle imprese. Io questo ci tenevo a dirlo perché fa parte di una delle azioni del governo che forse non sono così visibili, forse sono un po' tecniche, sono meno raccontate, ma riscontrano molto consenso degli operatori e sono veramente, veramente strategiche. Io sull'auto elettrica ho solo una notazione da fare, un po' polemica, scusate, esco dagli abiti, diciamo, tecnici del professorino, e faccio notare che la stessa Europa che ci dice quando è che dovremo archiviare il motore a scoppio
è la stessa Europa che pretende di dirci, per interposta magistratura italiana, quali paesi sono sicuri e quali no. Io sapete che purtroppo, come dire, mamma mi ha fatto euroscettico, ma forse se fate una riflessione dentro di voi, un po' di scetticismo di fronte a certi diktat dovrebbe sorgere, perché ormai questi diktat hanno superato la sfera dell'economia e entrano pervasivamente anche nella sfera dell'ordine pubblico, causando problemi che non sono più solo i problemi delle grandi città, ma anche i problemi delle medie e piccole cittadine dei nostri territori. Scusate se esondo un attimo dall'ambiente economico, ma ne approfittavo per condividere questa riflessione. Restituisco la parola.